Crotone Modena, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie B, sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato da Alfonso D'Apice di Parma e Oreste Muto di Torre Annunziata. Il quarto uomo sarà Vito Mastrodonato di Molfetta. Con Manganiello ci sono 7 precedenti, 4 vittorie e 3 pareggi, quindi sostanzialmente un arbitro che porta bene. Premesso ciò, arriva all'uscita un Modena in salute, rinfrancato dal successo sul Bari di martedì scorso. Il Crotone dal canto suo, lanciatissimo, anche in virtù degli impegni delle altre, ovvero del Bari impegnato al San Nicola col Perugia e del Cagliari di Siena Livorno, ha l'obbligo morale di proseguire la scia positiva centrando la vittoria. Non sarà assolutamente facile e bisogna mantenere alta la concentrazione, anche perché di fronte ci sarà un Modena non certo remissivo, con giocatori capaci di far male. Tant'è vero che la classifica dei canarini, secondo noi, per certi versi è bugiarda. Il Crotone, giocando il posticipo domenica alle 20:30, saprà i risultati delle altre e quindi potrebbe amministrare con la dovuta calma e cautela la gara, ma per continuare a gestire il campionato di Serie B l'unico obiettivo è la vittoria. Arriva all'uscita per la prima volta nella sua storia Hernan Crespo, giocatore dalle indiscusse qualità tecniche, grande campione del recente passato che merita senz'altro un'accoglienza calorosa, ma la legge dell'uscita non deve serbare sconti a nessuno, tantomeno a un campione carismatico come Crespo. Il Crotone deve continuare a far sognare i suoi tifosi e l'intera Calabria. Partiamo da questo, Andrea, ti formuliamo i nostri migliori e più sinceri auguri per il tuo compleanno. Grazie mille. Che partita sarà, considerando che il Modena verrà per continuare la serie positiva che ha iniziato con il Bari? Sarà sicuramente una partita difficile, perché loro verranno con forse un po' più di entusiasmo. Interrompo un attimo, tatticamente o fisicamente? No, penso entrambe le partite. Tatticamente in Serie B non ci sono mai partite facili, e tantomeno mentalmente, perché loro avranno voglia di ripetere quello che hanno fatto in settimana, un grande successo con il Bari e con una grande squadra, quindi verranno qua sicuramente con un po' più di entusiasmo rispetto a prima, anche avendo salvato la panchina del proprio allenatore. È importante questo, che voi ne siate a conoscenza, considerando che loro verranno proprio per riprendere la corsa. Ci vuole un atteggiamento mentale particolare, secondo te? Noi avremo il solito atteggiamento, poi non penso che l'avversario faccia differenza per noi. Poteva essere il Modena, come poteva essere il Cagliari, che per esempio ora è dietro di noi, però noi lo affrontiamo con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto durante queste 17 partite. Questo è importante. Una domanda per metterti in difficoltà: mancano 5 partite alla fine, 4, ecco, bravo, alla fine del girone di andata, siamo a 37, avete prefissato la meta per il giro di boa? No, onestamente. Ma l'aspettavo la risposta. No, non abbiamo prefissato nulla, quello che verrà è sicuramente, a questo punto è sicuramente buono. Il massimo possibile delle 4 gare. Ma noi puntiamo sempre al massimo, come puntiamo ogni partita, a cercare di vincerla. Sport e alimentazione, mangiare sano per andare lontano. Questo è il tema dell'incontro organizzato dal CONI con le società sportive, che si è tenuto nei giorni scorsi presso l'auditorium del liceo scientifico Filolao di Crotone. Con questo convegno oggi abbiamo centrato l'obiettivo, che era quello di informare il territorio. E la sua domanda? Perché secondo lei c'è poca informazione? Sì, senza ombra di dubbio. Basta vedere la risultanza che ci ha dato uno studio regionale che ha portato la dottoressa Caterina Zarito, in cui ci dice che tanta gente, pur conoscendo quelli che sono gli indirizzi di una sana alimentazione, non li applica perché manca tempo, non li applica tutto questo. Ma questo, mi perdoni, è riconducibile solo agli atleti e a chi pratica una disciplina sportiva? No, è riconducibile alla famiglia in generale, che spesso per la fretta di correre al mattino non fa una buona colazione, e ci hanno detto una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da poveri. Ma come si fa a fare una colazione da re se al mattino
i bambini si svegliano all'ultimo minuto dal letto e i genitori... Iniziare da bambini. Non c'è ombra di dubbio. Per quanto riguarda la partecipazione, allora non dobbiamo dire, bisogna insistere, stimolare e far modo che chi ha interesse a seguire in un certo modo, visto che al convegno di oggi ci sono stati importanti relatori, è una cosa importante, noi continueremo ad insistere e portare avanti le nostre programmazioni. Chi naturalmente ha interesse e capisce, come giustamente aveva detto Mimmo Albino, l'importanza dell'alimentazione, l'importanza dell'attività motoria e fisica fatta in un determinato modo, che va abbinata, è un simbosio tra alimentazione, quindi integrazione giusta alimentare, riuscirà a portare avanti e avere dei risultati che nel tempo gli daranno grossa risposta nelle metodologie che vengono applicate, che sono applicate nella maniera corretta. Sì, certo, diffondere quelle che sono le buone abitudini alimentari dovrebbe essere un progetto che dovrebbe coinvolgere anche altre strutture e altre istituzioni. Ti interrompo un attimo, ma il fatto di osservare la dieta mediterranea, che qui soprattutto nel meridione viene seguita, non significa niente? Certo, noi ci basiamo sulla dieta mediterranea, è normale che uno sportivo ha esigenze sia energetiche che strutturali diverse, quindi abbiamo apportato delle modifiche necessarie per poter poi migliorare quelle che sono le performance dello sportivo, in questo caso quello dei giocatori. E la differenza che intercorre tra il professionista e il dilettante nel mangiare e saper mangiare bene? È da vedere e da valutare. Ora io mi sto occupando dei professionisti, sono ragazzi che quotidianamente si allenano, più ore al giorno, sono seguiti da un team ovviamente completo, allenatore, preparatore atletico, e fisioterapista eccetera. Quindi sicuramente è una situazione diversa quella di seguire uno sportivo, come dire. Diamo, ecco, giusto per far capire anche a quelli che non sono professionisti, un menù giornaliero, quale potrebbe essere da seguire, sano? Guarda, sono tante le cose da dire, però io dico solo una cosa, come ho detto poco fa ai ragazzi qui del liceo Filolau. Iniziare sempre la giornata con una ricca colazione, dobbiamo fare una colazione da re, un pranzo medio, e la cena deve essere sempre un po' più leggera. Noi dobbiamo partire con i segnali giusti e la mattina devono essere dati questi segnali. Quindi una colazione un pochino, come dire, non tanto guidata dalla pubblicità o dalle macchinette o dai distributori che si trovano nelle scuole, ma quindi una colazione fatta con frutta, del latte, dove mettere del pane con della marmellata, e poi una manciata di mandorle e noci. Potrebbe già essere un buon inizio, anzi, tanto. Forza Cortone. Sempre.